Abbiamo un doppio piano inclinato di doppia inclinazione beta e alfa. Divisione oltre l'altezza H. Si conosce le masse e i diametri delle due ruote. Questa è una ruota di rinvio priva di massa. Cavo inestensibile. Questo è l'attacco della ruota, quindi il punto superiore, diametralmente opposto al punto di contatto. Quindi baricentro. Il motore è attaccato a questa ruota. Io voglio sapere che coppia motore devo applicare in questa ruota per percorrere il tratto CB in 10 secondi. Per far percorrere il tratto CB alla ruota 2 in 10 secondi. Inoltre, voglio sapere alla fine la potenza che il motore deve erogare per sviluppare questo tipo di moto. Chiaro? Perfetto. Oh, vai. Dimostra tutto il tuo sapere, Marcus. Che si fa? Perfetto. Si divide in sistema. Oh, vai, giù. Numeriamoli. Sistema 1. Sistema 2. Ovvio. E ora si parte dal sistema 1 Come posso o del partire sistema 2? dal sistema? Sistema 2, vai. Si parte dal sistema 2 e si scommette tutte le forze e le opponenti cinematiche. Sistema 2. Vai. Mettiamoci tutte le forze e tutte le opponenti cinematiche. Il beta va qui in modo e tu l'hai fatto bene. Buono. Ok, il punto di contatto me l'ha chiamato Z. Bene, punto di contatto siamo a Z. Vai, ora che si fa? Si sono messe le forze, quali forze ci sono? Perfetto, T e P parallele. Oh, vai. Ora che equazione si usa? Per forza, se no rototrasla. L'equazione del momento delle forze Cioè, sinistre. giustamente lo si fa notare che c'è anche la forza d'attrito. Come la metteresti la forza d'attrito in questo caso? Attento perché è T. Bravissimo, bravissimo. Perché è T che prevale, non è P parallelo, va bene? E quindi è verso l'alto. Benissimo. Perfetto. Vai. Vediamo se si dà una soddisfazione ai babbo. Bravo. 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 Bravissimo. Vai. La Se il teorema riscrivo. si è usato, te lo ricordi? Sì, Quale il teorema di Eisenstein? perfetto, vai, a posto. Mettici un numero a quell'espressione. E qui beta, chiamalo beta 2, perché è della ruota 2. Vai, riporta l'espressione in alto. Ed è la prima del sistema che dobbiamo costruire. Grazie.
Il T dov'è? Guarda bene. Non l'ho messo lì, è in baricentro. Vedi in mezzo. Manca una forza, sti. Sì. Chiamala pi parallela 2 o 1, questo è pi parallela 1. Quella prima era pi parallela 2. Perfetto. Vai, la forza d'attrito sti com'è in questo caso? Bravissimo. Vai. Il punto di contatto me lo chiami? Y. Y, perfetto. Vai. La componente cinematica me l'ha chiamata? Non tu ce l'ha messa. La componente cinematica. L'alfa è beta, l'accelerazione è beta, me la chiami? Ah, sì, sì, beta. Beta 1. Beta 2. Beta 2 era prima. Ah, no. Ok. Bravo. Beta 25, dice 1. Non è il quadrato. Sicuro Y non sia quello? Sì, no, no. Basta, guarda bene. Perfetto, ok. Si usa sempre il teorema di Eisenstein. Avanti. In due. Ok, allora a questo punto quante sono le nostre incognite? Contiamole. Allora, beta 1 e beta 2. Sì. CM. Sì. T. Sì. E basta. Su 4. Abbiamo quante fazioni? Due. Allora, il più uno parallelo e il più due parallelo le conosci? Sì. Vai, me le provi a determinare, intanto si determina, le lasci lì, vediamo se tu le sai determinare, poi si va avanti a trovare, a scovare le equazioni per le incognite mancanti. Perfetto. Ora se chiamo beta uguale sarebbe giusto chiamarlo gamma, se no si imbaglia il gamma beta dell'accelerazione, ma insomma vabbè, 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 vabbè. Ok, cancella pure per il P parallelo. Perfetto, a questo punto
andiamo a scovare altre equazioni, vero? Perché qui ne abbiamo due e abbiamo quattro incognite. Quale equazione si va a scovare? Innanzitutto, partiamo da quella cinematica, vai. Sappiamo che cosa, dobbiamo percorrere il tratto CB in quanto S in tratto E. Perfetto, quindi scrivi direttamente CB. Quindi. Sì. Quindi questa equazione la mia incognita è? L'accelerazione. L'accelerazione in questo lato di quale? Mettiamoci un pedice, 1, 2. 3. Sì, no, qua... Ma è della rosa 2, quindi a 2. A 2 però a... Mettici un pedice a quell'equazione, 3 a 2. Beh, riportala sotto, riportala insieme a tutti gli altri sistemi. Allora, apparentemente abbiamo aggiunto un'equazione, abbiamo aggiunto un'incognita, quindi potremmo pensare di non aver risolto niente. In effetti, poi andando avanti vedremo che invece abbiamo risolto. Però in questo momento abbiamo aggiunto un'equazione, al posto di S mettici CB, che è 9. A questo punto sembra abbiamo 5 incognite, 3 equazioni, ne manca sempre 2, però ci siamo portati avanti, perché ora che c'è possibile fare? C'è l'accelerazione qui. È uguale. Guarda bene. Allora, l'accelerazione della trovata 6 a 2 in che punto è? Tieni conto lì. No. Per percorrere, chi è che percorre CB? Il punto in alto? Il punto in basso. No. O il punto in basso oppure il baricentro. Perfetto. Codesta l'accelerazione della trovata 6 non è l'accelerazione del baricentro, vero? O è l'accelerazione del baricentro? È l'accelerazione del... Sì, è l'accelerazione del baricentro. Va bene? Ora la devi mettere in relazione con tutte le componenti cinematiche e tu hai trovato che è B2 e B1, va bene? Sì. Per mettere in relazione bisogna controllare cosa? Le relazioni sai che cosa c'hai te costi? Noi abbiamo realizzato attraverso un sistema meccanico che tu vedi, ci si è realizzato dei... Sono dei vincoli, va bene? Sì. Ci sono dei vincoli, la ruota è attaccata in alto, quell'altra è attaccata non lì in mezzo, attaccata in mezzo, l'attaccata in alto. Questa è attaccata lì in mezzo, te qui sono dei vincoli, va bene. Tu hai il cavo che attaccava in mezzo e qui attaccava in cima. Sì. Quindi questo è un vincolato, quanti gradi di libertà hai qui? Oh. Se questo si muove, questo si muove indipendente o si muove come questo? Si muove come questo. Quindi poi non tu stai rototrasse, sì. È un altro vincolo. Quindi complessivamente altri gradi di libertà in un sistema così. Sì. Sì. Gradi di libertà. Residui, quelli effettivamente. Cioè, noi abbiamo beta 1, beta 2, a 1. Cioè, un grado, sì, un grado di libertà. Noi abbiamo 4 grandezze cinematiche: beta 1, beta 2, a 1 e a 2. Però abbiamo un solo grado di libertà. Quindi vorrebbe dire io posso scrivere 3 relazioni che legano queste 3. In modo 3 relazioni, 4 incognite, mi resta un solo grado di libertà, che è quello, c'è una sola variabile indipendente. Quindi se io ne fisso una, quell'altra devono essere in relazione a quella che ho scritto. Ora dobbiamo scoprire questa relazione. Sì. Quindi, c'è da piangere, c'è da ridere. Tutto chiaro? Ora dobbiamo scovare queste relazioni. Vediamo se tu riesci a trovare. Bene? Va bene? Allora, la prima relazione io punterei, metterei una lettera qui e una lettera qui, perché questi due punti hanno una caratteristica fondamentale da... è il vero legame che si crea, no? Cioè io metto un punto qui e un punto qui. Gli do un nome, diamogli un nome. U. Allora, il punto X e il punto U
Che caratteristiche hanno se il cavo è estensibile? Hanno la stessa accelerazione. Oh, comincia a scrivere. La stessa accelerazione vuol dire qual era l'accelerazione in x rispetto a come l'abbiamo chiamata noi? Qual è la lettera che individua l'accelerazione in x? A 1 uguale a 2. Perfetto, comincia a scrivere 1 uguale a 2. Quindi noi abbiamo 4 grandezze cinematiche, un solo grado di libertà, quindi devo trovare 3 relazioni che legano queste 3. Va bene? Giustamente, non si è detto giustamente che dobbiamo trovare 3 relazioni che liberano allora, A1 uguale a 2. Perfetto. La prima relazione lega queste 3-4 variabili cinematiche. A1 uguale a 2, che sarebbe a U, l'accelerazione di X uguale all'accelerazione di U. Io U l'ho scritto male, perché U è qui in alto, è il punto qua su di contatto dove si lega con il coso. Bene, io so che A1 è uguale ad AU, ma AU lo può sapere scrivere, si trova alla parte opposta di una ruota che lo sottrasla. La AU uguale a B2 per D. Vediamo. Perfetto. AU è uguale a... Vai, scrivi. Perfetto. Perfetto. E questa è un'altra relazione. Ci resta da trovare l'ultima. A1 uguale a B1 per D mezzo. Perfetto. E questa è quella che manca. Diamo un numero a queste 3 relazioni, eravamo arrivati a 3, vero? Diamo i 4, 5 e 6. A noi più che la 5 interessa la 5 e la 6, la 4. No, mettiamo tutto dentro, se no si portano tutte e 6, a me non si sbaglia. Ctrl X, Ctrl V. Ora abbiamo 6 equazioni e le incognite sono, scriviamo le incognite. 4 era prima, sarà già detto, CM, T, B1 e B2. Ora, con queste 6 equazioni si è aggiunto un'altra incognita che sono A. Va bene? No, lì tu l'hai mandato. A1? Sì, ma... Vabbè. X. No, lascia, ti ho fatto bene, lascia pure. A1 va bene. No, non fa confusione. A1 è uguale anche a X. Vabbè, quindi da 1 a U... A1 B2 per D2, A1 B1 per D2, manca l'ultima, se si vuole trovare, è la relazione fra A1, fra allora, quindi l'incognito nostro sono ora, si è aggiunto a questo si è aggiunto a X e a A1 A1 qua su, quindi allora A2 a te non ci interessa, quindi A1 va bene, A1, che è quella che interessa, sia A1. Quindi A1. Chi te l'ha chiamata X? Metta X, si sarà già capito. Scriva X. E A1. Quindi, anche A1 qui è AX. Va bene. Perfetto. A questo punto noi si è fatto. Si è chiamato, allora facciamolo per bene. Per noi A1 è quello che si è chiamato AX, AU è giustamente qua su, poi AU, B2, D. Quindi si è aggiunto 2 incognite, AX e AU, va bene? E quindi a questo punto siamo a 6 equazioni, in quante incognite? Siamo a? Siamo a posto, va bene? Le nostre incognite sono, ricapitolando, B1, B2, CMT, AX e AU, e siamo a posto. Va bene?
abbiamo risolto il nostro problema. Cancella pure. Termodinamica la guarda per nulla? No. Solo questo. Ah, manca una cosa, scusa. La potenza. La potenza. La potenza. La si è trovata. Sì, sì, sì. La potenza. No, no, non scancella. Lo scrivo. Come si fa a trovare la potenza? Perfetto. Il lavoro in questo si trova? In questo caso però. Ti ricordi il teorema si usa per trovare il lavoro? Quando ti fa un sistema, no? Allora, il lavoro se taglia un concetto, cioè il lavoro può essere determinato o come attraverso grandezze dinamiche, come ti ha detto prima te, che è, come si fa a trovare il lavoro secondo la formula forza per spostamento, con le grandezze dinamiche. Se io invece voglio trovarlo in altro modo, il lavoro è anche sinonimo di cosa? Di perfetto, come differenza di energia. Lo posso trovare come forma di energia e si esprime. Perché il lavoro in un sistema meccanico si esprime attraverso la variazione di energia cinetica e già nel sistema. Le variazioni di... Perché io quando immetto il lavoro in un sistema, ogni forma di energia si trasforma, non si consuma l'energia, vero? Quando voi avete un fenomeno fisico, l'energia è inserita nel sistema. Voi immaginate la vostra macchina che si muove. Quando frenate, cosa fate voi? Fate un lavoro per frenare, immettete nel sistema un'energia per frenare. Ma l'energia cinetica che avete, come la dissipate? La buttate via o si trasforma in un'altra forma di energia? In calore. Chiaro? Quindi l'energia si trasforma sempre in qualcosa, non si consuma. Chiaro? In questo caso il lavoro che mettono in sistema, in che tipo di energia si trasforma? In energia? Ho detto prima. Quindi io determino il lavoro attraverso che cosa? Quanta energia cinetica ho messo nel sistema. Come si fa a vedere quanta energia cinetica ho messo nel sistema? Attraverso la sua? La differenza. Quanto varia? Allora, l'energia cinetica iniziale, siccome si partiva da fermo, quant'era? È zero. Quindi la differenza equivale a determinare che cosa? Effettivamente l'energia cinetica finale. Allora, creiamo l'energia cinetica finale. E questo è il nostro lavoro. Ma calcoliamo l'energia cinetica finale. Supponendo note tutte le grandezze cinematiche, vero? Della ruota, la 1, la 2, i B1 e B2. Ti ricordi come si fa a trovare l'energia cinetica? Allora, partiamo da quale ruota parti? Dalla 1, vai. La 1 è fatto da, giustamente, M1. No, non c'è più sulla disegna, basta che scrivi la formula intanto. M1 V1 al quadrato. Allora, questa va bene, ma che energia cinetica è? Energia cinetica dovuta alla? Questa è un'energia cinetica di traslazione o di rotazione? Di traslazione. C'è solo la traslazione e la ruota? C'è anche rototraslazione. Mettiamo anche energia cinetica di rotazione. Dai, te la ricordi com'è? Un mezzo. E posto della massa, qual è la componente di inerzia? Vai, però io in questo caso è rispetto a quale punto? No, ai baricentro. Già c'è sempre il baricentro, perché dipende da dove tu consideri la velocità, va bene? Per V, in questo caso è omega, che è la rotazione intorno al baricentro. Sì, lo più, di sopra, più, un mezzo MV4, sopra. Allora, questa è l'energia finale. Uguale. L'energia cinetica della rotazione va bene. Più il componente della rotazione. Roto o trasla? Tu li puoi sommare i componenti. Bravo. E questa è la rota 1. In più c'è movimento anche di quale al traslato.
della ruota o vai, scrivi anche più, aggiungi. Ok, beh, velocemente ora, il tempo si conosce? Sì, siamo a posto. L'unica cosa c'è da trovare è queste componenti cinematiche, velocità e omega. È banale, conoscendo l'accelerazione beta, me le trovi? Cosa bisogna scomodare per trovarle? Dai. Che equazione mi ha scomodato per trovare la cellula? Cioè, V uguale a... Bravo. A... Va. Ok? Ovviamente sarà V1 uguale... V2 uguale... Beta 1 uguale... No, scusami, omega 1 uguale... Perfetto. Siamo a questo, vero? A1, A2, beta 1 e beta 2 abbiamo rilevato prima, dove per noi A1 era, in caso nostro, che era 1? Guarda. AX. Cioè, ora si è fatto il contrario. Sì, sì, va bene. No, va bene. E quindi siamo in grado di trovare anche la potenza erogata dal nostro sistema. Va bene? Bravo Marco, finalmente ha fatto una bella interrogazione. Ci voleva di fatto un po' di sprono, se no non si faceva, eh? Però l'importante è arrivare da dove si parte, non è importante. Va pure a posto. Non è un esercizio banale, come d'altronde tutti gli esercizi di dinamica. Ok?